Anteprima mondiale qui la Salone di Ginevra per Volkswagen ID Buggy, il quinto prototipo su base Volkswagen ID, una famiglia di modelli elettrici, di prototipi che si tramuteranno in realtà a partire dalla fine del 2019 con la prima Volkswagen ID. L'elettrica 100% elettrica, appunto, sviluppata sulla base di questa nuova piattaforma, la MEB, che poi farà parte di tutte le vetture elettriche del gruppo Volkswagen nella categoria delle vetture medie e compatte. Ma andiamo a vederlo più da vicino questo Volkswagen ID Buggy. Ovviamente l'ispirazione è quella dei Dune Buggy californiani degli anni 60, quei veicoli che nascono non per portare da A a B ma per divertire, e non è un caso che Volkswagen abbia deciso di utilizzare una piattaforma a zero emissioni, proprio per dire: l'elettrico è divertente, non è noioso, e in effetti con questo design possiamo assolutamente confermarlo. Cosa abbiamo qua? Un veicolo derivato dai Dune Buggy degli anni 60, dunque colorato, dunque pensato per l'off-road, dunque in grado di essere molto leggero, molto versatile e molto agile su strada quanto su sabbia o in fuoristrada. Sotto il cofano c'è un motore elettrico da 150 kW, quindi 204 cavalli, in grado di garantire un'autonomia, grazie ad una batteria da 62 kWh, di 250 km. Volkswagen dice adatto a coprire le spiagge più lunghe del mondo. E in effetti, con questa conformazione, non stentiamo a crederlo. Cosa abbiamo di particolare? Innanzitutto l'assenza delle portiere e del tetto, come da vero di un buggy, ma soprattutto la presenza di un telaio autoportante che si può smontare in alcune parti per consentire l'adattamento da parte di costruttori esterni di alcune parti, per esempio l'adozione delle portiere, l'adozione di un hard top, oppure ancora la trasformazione della vettura da due posti secchi, come la vediamo in questo caso, a quattro posti. Il frontale è tanto innovativo quanto tradizionale, perché ovviamente in questi fari tondi e in questo frontale senza calandre, senza mascherina, è facile identificare i tratti caratteristici che hanno fatto la storia del maggiolino. In effetti le analogie per quanto riguarda il design ci sono, perché se il maggiolino non aveva bisogno di essere raffreddato davanti perché aveva il motore dietro, in questo caso invece la vettura è 100% elettrica, quindi non c'è bisogno di raffreddare componenti del motore anteriore. Colorati e totalmente a prova di utilizzo estremo in off-road sono gli interni, dove abbiamo un volante che è una specie di cloche in grado di permettere l'accesso ad alcune funzioni dell'infotainment, molto semplificato perché, come vediamo, non ci sono schermi, ad eccezione della strumentazione digitale. Tutti i rivestimenti interni infine sono pensati per resistere ad un utilizzo estremo come può essere quello di un dune buggy, e dunque sono waterproof. Le prestazioni sono di tutto rispetto, perché parliamo di uno 0-100 in 7,6 secondi, 160 km/h di velocità massima e 310 Nm di coppia disponibile praticamente da subito. La trazione è posteriore, ma si può scegliere in alternativa di adottare una trazione integrale attraverso un motore elettrico supplementare. Queste quindi le potenzialità di una piattaforma che Volkswagen ha già annunciato condividerà poi con altri costruttori. Insomma, con ID Buggy il futuro elettrico è davvero divertente, lo scopriremo poi con tutti i futuri modelli della famiglia ID. Intanto voi non perdetevi tutti i video in arrivo dal Salone di Ginevra.